Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Giovi e oggi scopriremo insieme un nuovo 5-Minute Stuff Pack creato da Little Dika, ovvero Eco Kitchen Stuff. E sì ragazzi, torniamo ad esaminare il nuovo materiale personalizzato creato da questo modder italiano, ovvero Little Dika. E come vedete l'argomento sono le cucine ecosostenibili. E sì, finalmente ho acquistato l'espansione Vita Ecologica e quindi posso portarvi questo pack che da quando è uscito mi ha subito attirato. Mi è piaciuto subito, infatti ho detto quando compro questa espansione devo assolutamente fare questo video. E infatti eccomi qui. Infatti questa settimana sul canale è stata completamente dedicata a vita ecologica. Mercoledì vi ho portato la live in cui abbiamo costruito un appartamento ad Evergreen Harbor. Oggi invece vi porto un nuovo Farmade Stuff Pack sempre su questo tema. Per quanto riguarda l'espansione di vita ecologica, abbiamo visto mercoledì che non ci sono oggetti per la cucina, non ci sono banconi, non ci sono armadietti, non ci sono frigoriferi, non ci sono cucine, non ci sono cose per la cucina nell'espansione di vita ecologica, e quindi eccoci qui con un nuovo Farmade Stuff Pack che risolve questo problema. Infatti voglio assolutamente provarlo insieme a voi. Allora, il nostro Alessandro di Doldica ha creato anche un piccolo trailer, come vedete è uscito il 3 agosto 2020, gli mettiamo un bel like, ci iscriviamo pure. Non mi sono iscritto, come non mi sono iscritto? Vabbè, comunque, ok, ci iscriviamo pure al canale di Alessandro. Allora, ha fatto tutto un trailer in cui praticamente ha creato lo scenario di una presentazione. Come vedete, sono tutti i sim a questa presentazione di oggetti. Sì, è praticamente una presentazione di oggetti tecnologici. E poi al minuto 40 finisce la presentazione e cominciano tutta la carrellata di immagini con gli oggetti. Quindi vi faccio vedere solamente la parte degli oggetti. Ecco qui, this is our Eco Kitchen. Questa è la nostra cucina ecosostenibile. Guardate che belli questi oggetti, queste scene mi piacciono tantissimo. Guardate questo forno, questi banconi poi incredibili. La nuova collezione H&B, eh sì, perché Little Dick ha creato proprio questo suo marchio, tra virgolette, ovvero H&B. Infatti, come vedete, qui c'è anche tra i video consigliati un altro stuff pack chiamato H&B Store, che non penso vi porterò sul canale perché sinceramente l'argomento non mi interessa tantissimo, però comunque è dedicato sempre a questo suo marchio e a tutti i vari elettrodomestici, prodotti elettronici tipo smartphone, computer, di questo marchio. Sinceramente l'argomento non mi interessa tanto, mentre Eco Kitchen mi attira molto di più, quindi vi porto questo qui, ma comunque voi sapete che c'è anche quest'altro pack creato sempre da lui. Allora, come vedete ci sta presentando il frigorifero, il forno, sono tutte queste cose, abbiamo addirittura la lavastoviglie, il microonde, vabbè, la caffettiera, insomma tutti questi elettrodomestici creati da lui. E come vedete è uscito gratis il 23 agosto, quindi sì, sono un po' in ritardo, effettivamente sono quasi 2 mesi dopo, però comunque eccoci qui a scoprire questo pack di Little Dika. Allora, per scaricarlo cosa dobbiamo fare? Bisogna andare semplicemente qui e premere su Get on Patreon Now, ci porterà a questo link. Come vedete ci sono il trailer, il logo, poi c'è una descrizione tutta in inglese e poi qui troviamo i file da scaricare. Abbiamo l'art set che ci ha messo a disposizione, sono semplicemente il logo, l'icona, insomma sono solamente delle immagini che sono perfette per creator di video come me che magari devono fare la copertina del video e quindi possono utilizzare direttamente i loghi creati da lui. Infatti penso lo scaricherò per fare la copertina di questo video. Dopo l'art set ovviamente ci sono i file veri e propri per scaricare il Farmade Stuff Pack, e come sempre c'è il file merged e il file separated zip. Quindi la zip contiene per ogni oggetto un file, quindi noi possiamo decidere quali oggetti tenere e quali oggetti togliere, mentre il file merged è un file solamente in cui sono compresi tutti gli oggetti, quindi non possiamo decidere quali tenere e quali no. Io ovviamente scaricherò il file merged e va bene, adesso che abbiamo scaricato il file non ci rimane altro che metterlo nella cartella mod, come sempre. Una volta messo nella cartella mod non ci rimane altro che andare in gioco e scoprire tutti gli oggetti aggiunti con questo pack. Ed eccoci qui in gioco ad Evergreen Harbor per provare insieme questi nuovi oggetti aggiunti con il pack di Doldika. Eccoci qui, siamo alla stazione delle conifere. Mi piace tantissimo questo quartiere di Evergreen Harbor. E va bene, eccoci qui in questo lotto. Mettiamo subito il filtro contenuto personalizzato ed ecco qui tutti gli oggetti. Piccola precisazione che non ho fatto prima: per scaricare questo pack, ovviamente non è necessario il pack vita ecologica. Potete tranquillamente scaricare
scaricare questo pack anche senza avere l'espansione vita ecologica. Gli oggetti vi funzioneranno ugualmente. Io, diciamo, ho voluto aspettare di acquistare vita ecologica perché secondo me avere una cucina eco senza poi avere tutto il resto eco non ha troppo senso, però è una mia scelta personale. Voi potete tranquillamente scaricare questo pack anche solo con il gioco base. Perfetto, iniziamo a vedere gli oggetti. Ho già messo un muro così possiamo appendere le cose qui al muro e direi di partire con il primo oggetto, ovvero Chunky Drawer Seating. Questa è una seduta e sì, come vedete qua ci sono le sedie e questa è una seduta molto molto particolare. Come vedete abbiamo tutte queste colorazioni, 15 colorazioni, e cambia il colore di questo cassetto, effettivamente molto interessante. Come altre sedute abbiamo questa sedia, eccola qui, in 8 colorazioni, e poi abbiamo questi sgabelli. Come vedete anche questi li abbiamo in 8 colorazioni, vabbè, questi sono semplicemente i colori base per il legno, insomma. Poi cominciamo con le cucine, ovvero ecco qua i banconi. Vediamo un pochettino come sono fatti questi banconi. Mamma mia, quanti colori! Oh mamma, ne abbiamo veramente tanti. Abbiamo addirittura le colorazioni dove ci sono tre colori. Che sfizioso! Abbiamo veramente tantissime possibilità con queste cucine. Abbiamo lo stesso bancone, ovviamente, anche in formato isola, anche se questo qua è fatto in maniera più particolare. Come vedete, davanti è fatto come i banconi normali. Ma dietro abbiamo questa decorazione fatta in questa maniera che io trovo molto sfiziosa e molto in linea con lo stile di Eco Lifestyle. Devo dire la verità, guardate che bellini questi colori, c'è veramente di tutto. Poi abbiamo anche gli armadietti che ovviamente non possono mancare, questi sempre in 15 colorazioni. E ovviamente abbiamo anche tutti gli altri tipi di armadietto e di banconi. Vediamoli insieme, come vedete, eccoli qua, 1, 2, 3. Molto interessanti. Abbiamo anche l'angolo, ok. Carini, non si può dire niente, sono veramente molto molto sfiziosi, tutti in tanti colori. E anche qui i banconi, vediamo un pochettino. Abbiamo l'angolo, abbiamo quest'altro angolo così, la parte finale, ecco qui, abbiamo anche la parte finale a sinistra. Insomma, si possono fare delle vere e proprie composizioni. La stessa cosa anche ad esempio con questi banconi, si possono formare delle isole, eccetera, eccetera. Perfetto, quindi ecco qui i banconi, tutti con tantissimi colori, quindi ci possiamo sbizzarrire come vogliamo. Poi, dopo i banconi e gli armadietti, abbiamo un tavolino. Questo mi ricordo tutti i tavoli che ormai stanno aggiungendo in The Sims, ovvero tavoli alti dove ci vanno gli sgabelli. Devo dire che questo tipo di tavoli mi piace tantissimo. Infatti, quello di Minicase è uno dei miei tavoli preferiti, quello fatto di vetro e alto. Poi abbiamo quest'altro tavolo, che invece è un tavolo classico. Questo sempre nelle 8 colorazioni base. E poi abbiamo delle mensole. Queste qui sono interessanti da mettere, ad esempio, insieme agli armadietti, tipo così. Si possono fare delle composizioni: armadietto, mensole. Sì, questo è sfizioso. Sono tre mensole una sopra l'altra. Poi abbiamo il bancone lavandino. Anche questo è interessante. Così non dobbiamo mettere un lavandino sopra al bancone, ma abbiamo direttamente il bancone apposito, sempre con tutti i vari colori che abbiamo già visto prima. Poi, dopo il bancone lavandino, abbiamo anche il lavandino singolo, quindi possiamo anche semplicemente mettere il lavandino così. E abbiamo questa H&B Eco Portal Smart Interface. Questo si utilizza con i frigoriferi, quindi a questo punto vediamo i frigoriferi che sono carissimi. 18.000 simoleon, colpo al cuore! 17.000 simoleon nel forno. Oddio, ma quanto costano queste cose? È un po' più, un pochettino più economico, potevi stare, Little Dica, eh? Mamma mia, troppo costosi, non li utilizzerò mai nel gioco delle cose del genere, però. Va bene, questi due sono i frigoriferi, uno più piccolo e uno più grande, le colorazioni sono 13 e sono tutte un po' così, sì, bicolor, insomma, sì, abbiamo due colori per tutti questi frigoriferi, mi piace questo stile. E sopra i frigoriferi possiamo mettere queste H&B Eco Portal Interface. Come vedete sono ispirate a Windows 10, è palese, effettivamente questa sembra Windows 10. E vabbè, le funzionalità sono le stesse che abbiamo già visto anche nello scorso pack Chic Bathroom Stuff, ovvero il sim clicca su questa interfaccia, si possono fare dei quiz, ascoltare la musica. È un pochettino come quell'assistente vocale creato dalla EA, insomma, le interazioni sono quelle. Poi, dopo l'interfaccia con i frigoriferi, abbiamo le piantine. Ah, la mia parte preferita, le piantine, come sapete, io le amo. Allora, abbiamo questa qui, molto carina, Monstera Deliziosa. Poi abbiamo anche la versione più grande. Ah, possiamo fare delle composizioni. Abbiamo 11 colori per i vasi.
quindi possiamo abbinare queste piantine con un po' tutto. Poi abbiamo, oh, questa pianta che è una simile rampicante, no, è proprio rampicante, guardate che sfiziosa. Abbiamo anche questa qua che si mette sul tetto, simile a quelli aggiunti con portento del punto, che io ovviamente non ho come pack, ancora non l'ho recuperato. E poi come ultima piantina abbiamo queste margherite, che carine, troppo sfiziose. Guardate queste margherite, super semplici ma sfiziosissime, mi piacciono tanto. Poi dopo le 5 piantine abbiamo anche i quadretti ormai così mi fanno impazzire, sono proprio nello stile di mini case, mi piacciono un sacco. Come vedete abbiamo tutte queste immagini che sono super semplici, ma nella loro semplicità mi fanno impazzire. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, sono tipo 5 disegni più o meno. Molto sfiziosi. Questi nulla da dire, questi sono facilissimi da utilizzare in ogni casa, sono perfetti per arredare. Dopo i quadri abbiamo questa ciotola, abbiamo questo ventilatore da soffitto, sempre in 10 colorazioni. Questo è un ventilatore da soffitto un po' più moderno, effettivamente nel gioco ne abbiamo tutti un po' più in stile campagnolo, un po' più in stile rustico, questo qui fa comodo nel gioco. Abbiamo un'altra ciotola di cereali, va bene. Abbiamo anche le colorazioni di questo. Ok, una ciotola di cereali. Dopo la ciotola di cereali abbiamo anche questo qui che sarebbe lo zucchero. Ok, abbiamo anche lo zucchero. Queste piccole cose sono sfiziosissime. Poi abbiamo anche la teiera. Ok, abbiamo tutto il set per la colazione, a quanto pare. Abbiamo anche un piatto di ceramica fatto a mano. Questi dettagli di Ildika sono bellissimi. Anche in Chic Bathroom Stuff avevamo visto la stessa cosa, ma sono troppo sfiziosi questi piccoli oggetti. Poi abbiamo questo lampadario, abbiamo in tre lunghezze. Abbiamo corto, medio, lungo, questo lampadario in 11 colorazioni diverse. Io sono sempre le stesse presenti nel pack Eco Lifestyle, in maniera tale da poter abbinare questi oggetti con vita ecologica. Dopo di ciò abbiamo anche quest'altra luce. Questa qui forse è meglio un po' più piccolina, così grande non so se mi piace troppo. Comunque vediamo le colorazioni. Abbiamo 4 colorazioni, va bene. Altro oggetto sfiziosissimo, questo orologio. È sfiziosissimo perché è un orologio che si deve appoggiare, cioè non è da muro. Noi abbiamo tantissimi orologi da muro in The Sims, ma per il comodino ne abbiamo veramente pochissimi. E questo qui finalmente abbiamo degli orologi da mettere sul comodino che non siano quella sveglia del gioco base che a me non piace proprio. Quindi questa l'apprezzo come aggiunta. I frigoriferi già li abbiamo visti. E poi abbiamo gli ultimi elettrodomestici super costosi di questo pack. Abbiamo il forno, i 17.000 simoleon. Mamma mia. Poi abbiamo una cappa per la cucina. Sì, questo va sopra al forno. Ok, quindi abbiamo anche una cappa per la cucina. Dopo questo abbiamo una macchina per fare il caffè e una macchina per fare il tè. Quindi abbiamo queste due varianti, tutte in varie colorazioni. Sì, queste 8 colorazioni che già abbiamo visto. Anche il forno lo stesso. Sì, ha le stesse colorazioni del frigorifero. Si abbinano e mi sembra anche giusto. Infine, abbiamo la lavastoviglie, sempre nelle 13 colorazioni del frigorifero e del forno. E questo cassonetto della spazzatura, che è tipo un cassonetto della spazzatura automatico. Sì, tipo trita rifiuti, insomma. Ci fa sparire i rifiuti dal lotto, però costa 1050 simoleon. Sinceramente, per un cassonetto della spazzatura, 1050 simoleon non li spenderei mai. Comunque, questi sono gli oggetti della modalità compra di Eco Kitchen, ma il pack non è finito qui perché abbiamo anche le cose nella modalità costruisci, ovvero nuovi tipi di pavimento. Abbiamo questo parquet che è bellissimo. Quanti colori abbiamo? Ne abbiamo veramente tanti. Oh, abbiamo giallo, marroncino, abbiamo veramente tanti colori. Nero, blu, verde, insomma abbiamo veramente di tutto. Abbiamo tantissimi colori di parquet. Poi abbiamo quest'altra che invece sono piastrelle, sempre in tanti colori, quindi verde, giallo, grigio, rosso, insomma abbiamo tanti tanti tanti. E poi abbiamo queste piastrelle messe a spina di pesce, sì, queste mattonelle a spina di pesce che sono perfette per gli esterni. Questo è perfetto per fare tipo un patio, un giardinetto fuori,
Ho un balcone con un bel tavolino. Devo dire che mi piacciono anche questi super approvati. Mi piacciono questi pavimenti. Dopo i pavimenti abbiamo i tipi di muro. C'è qualcosa? Sì, ne abbiamo uno e abbiamo le piastrelle. Ok, le piastrelle che si abbinano con il pavimento. Sono comunque le piastrelle che abbiamo visto sul pavimento, semplicemente in versione muro. Sì, molto semplice. Poi vediamo se abbiamo qualcos'altro. Abbiamo porte, porte no, finestre no, recinti. Vedo che non c'è più nulla, quindi mi sa che abbiamo visto tutto quello che c'era all'interno di questo Eco Kitchen Stuff Pack. Non abbiamo finestre, non abbiamo porte, niente. Ok, quindi questi sono gli oggetti aggiunti con questo pack di Diddle Dica. Alessandro, questo modder che fa sempre degli oggetti molto sfiziosi e mi piace tantissimo la cura nei dettagli che mette, soprattutto ragazzi per queste cose che sembrano stupide, ma in realtà per decorare una casa sono molto sfiziose. La ciotola di cereali, la teiera, il barattolo con lo zucchero, sono tutte cose davvero sfiziosissime che apprezzo veramente tanto. Oggetto preferito? Sinceramente non saprei scegliere, cioè sono veramente tanti. Mi piacciono tantissimo questi quadretti, anche il ventilatore da soffitto, ma non sono da meno anche tutte queste piante che sono bellissime, questi banconi che sono molto particolari, insomma, non saprei scegliere, davvero troppe cose belle. Io sono indeciso, ma magari voi no, quindi fatemi sapere voi nei commenti quale oggetto è il vostro preferito. Ovviamente fatemi sapere se scaricherete questo pack creato da Diddle Dica. Ovviamente vi lascerò il link giù in descrizione come faccio sempre in ogni recensione di Fanmade Stuff Pack. E va bene, quindi direi che con questo video può essere veramente tutto. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like, a condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo. Mi raccomando, scaricate questo Eco Kitchen Stuff. E buon Sims a tutti!